hablaba con los campesinos de todas partes, de los españoles a los indios. Ma se m'ha mai chiesta di cittadina di raccontar fatta loro, nda pareva a noi. Ignazio Silone, Davos, Svizzera, estate 1930. Siamo fieri quest'anno, l'hanno già detto altri, mi ripeterò, ma siamo contentissimi di poter ripartire. E se ci giriamo intorno, so che avete fatto delle riprese, avete visto un afflusso grandissimo, cosa che non ci saremmo mai aspettati dopo tre lunghi anni di assenza. Quindi siamo felicissimi per questo e saremo ancora più felici se lo spettacolo sarà di gradimento agli ospiti, ma già abbiamo conosciuto il regista, sappiamo la sua bravura, conosciamo il tema, quindi confidiamo tantissimo in questa nuova ed esaltante per noi ripresa della Notte delle Paure. Presidente, poi bello e particolare anche che sia stato toccato un tema come quello di Fontamara, che va un po' a riprendere anche i tempi contemporanei, quasi un non tempo e poi soprattutto un valorizzare anche il territorio. Soprattutto per quello, noi avevamo già pensato di festeggiare il 25esimo con i nostri poeti abruzzesi, purtroppo ci è stato impedito, siamo alla 24esima edizione, abbiamo voluto lo stesso ripercorrere i posti dei nostri poeti, in particolare Fontamara, quindi Silone. Questi luoghi sono anche i luoghi di Silone, perché sono i luoghi dell'Abruzzo, sono i suoi ma sono anche i nostri, quindi siamo felici di farli conoscere anche agli spettatori che verranno a guardare questo splendido spettacolo. Lo dico in anticipo perché già ho visto alcune delle scene, quindi so che è un qualcosa di veramente bello, e anche la location è bello, il posto in cui il nostro regista ha scelto di collocare le sue scene. Sapete che è un teatro itinerante nei boschi, quindi nulla di stabile, lo spettatore potrà godere sia della passeggiata ma anche dello spettacolo.